Come tutti sapete, in questo momento Sant'Agata è già in processione per la città. Questa mattina, prima dell'alba, ho avuto il privilegio per l'ennesima volta di dare un giro di chiave ad aprire a Cambaretta, e ho voluto che questo incontro si tenesse proprio a Librino, in una scuola di Librino, oggi alla vigilia di Sant'Agata, perché questo, anche questo ha un valore emblematico. La festa è della città ed è di tutta la città, e se c'è un problema che riguarda Librino, questo è un problema che riguarda tutta la città, perché Librino è Catania e Catania è Librino. Librino è Catania e Catania è Librino. E il fatto che oggi il viceprefetto vicario, il vicequestore vicario, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il direttore della Polizia Stradale, molti consiglieri comunali, le organizzazioni sindacali, il segretario generale del Comune, siano qui insieme con il sindaco e con voi e con i dirigenti scolastici di tutte le scuole di Librino, ha un valore. La battaglia per la scuola secondaria superiore di Librino non è una vostra battaglia, è una battaglia di tutta la città. E io sono venuto per dire oggi qui che trovo francamente stupefacente che da parte di qualcuno ci si permetta di mettere in discussione una scelta che è una scelta della città e che non appartiene a nessuna corporazione, né a quella di qualche dirigente scolastico o di qualche sindacato. È una scelta che riguarda tutta la città. Ho trovato in un documento ufficiale a me mandato, all'indomani della delibera del 27 novembre, due affermazioni che adesso vi leggo. In una, il punto 5 di una lettera, vi viene scritto, udite udite, la scuola è un diritto, ma vissuta come impegno e grande privilegio. Ci sono ragazzi in altre parti del mondo che fanno sacrifici indicibili e ragazze che rischiano di essere uccise solo perché rivendicano il diritto all'istruzione. La nostra Costituzione tutela questo diritto, ma non serve certo avere la scuola sotto casa. A Viale Vittorio Veneto i ragazzi la scuola sotto casa la possono avere. A Librino no! Specie in un'età successiva a quella della scuola di base. Insomma, hanno 14 anni, possono fare un viaggio per raggiungere l'istituto tecnico di qualche mese, tanto per fare un nome, e andare in quella direzione. Poi c'è anche la giustificazione di carattere sociale, ma questa ha già risposto la dirigente Cristina Cascio. Per i ragazzi l'eterogeneità dei contesti di provenienza e ricchezza, valore aggiunto. E chi lo vuole negare? Ecco perché vogliamo una scuola a Librino, perché anche qui ci può essere l'eterogeneità di classi sociali di appartenenza. Poi c'è un'altra ancora. Altri sforzi sarebbe auspicabile attendersi dal Comune di Catania per contribuire finalmente alla reale crescita socio-economica della sesta circoscrizione. Sarebbe necessario dotarla di servizi quali ospedali, c'è il Sanato che si sta realizzando, banche, negozi, centri commerciali, alberghi, centri sportivi e ricreativi, più che scuole già largamente presenti nel territorio. E la dispersione dell'obbligo scolastico di cui si parlava poco fa, come possiamo tollerare? Ne parlavo proprio stamattina con le massime autorità di pubblica sicurezza. Come posso tollerare che i ragazzi a Librino, nella scuola cosiddetta inferiore, hanno una percentuale di evasione dall'obbligo scolastico assolutamente in linea e anzi forse meglio rispetto alla media della nostra città e del nostro paese, e immediatamente dopo, appena compiono 14 anni, per le difficoltà che hanno a raggiungere un altro pezzo della città, questa percentuale di evasione sale a quei livelli, e naturalmente, come sapete perfettamente, la relazione dall'obbligo scolastico in molti casi anche l'anticamera per devianze minorili,
che sono il vero tormento di questo quartiere e della nostra città. Allora, per farla breve, queste posizioni non ci fermeranno neanche un attimo. Io sono felice che oggi, da parte, posso dirlo, di tutte le forze politiche, di qualunque colore, maggioranza e di opposizione, vedo presenze su cui noi non ci divideremo mai. Noi faremo la battaglia tutti insieme perché vogliamo difendere questo che è un diritto e una scelta fondamentale della nostra amministrazione. Avremo l'istituto onnicomprensivo, non 7, la polemica dei 7 è una polemica strumentale, ne faremo 2, ne faremo 3, si sceglierà quello che sulla base della pianificazione che spetta alle autorità saranno fatti e saranno scelte sulla base di criteri e obiettivi dove realizzarli. E insieme con gli istituti onnicomprensivi avremo anche e finalmente la scuola secondaria superiore. Abbiamo già parlato con il commissario della provincia che ci aiuta a trovare un locale e un impegno che assume nell'anno scolastico in corso. Finalmente i ragazzi di Librino non dovranno prendere nell'autobus né farsi accompagnare né sperare, faranno quello che è un loro diritto fondamentale e lo faremo qui. E il nostro impegno, grazie a Valentina per l'impegno che ci ha messo, ha dato una mano, è una battaglia che vinceremo. Grazie di cuore e buona fortuna.